Venditalia 2016, nuova intervista con un esordio televisivo. Siamo con il dottor Maurizio Cozzolino, Italy Auto of Home Business Director. Benvenuto sugli schermi e dinanzi alle telecamere di VenninTV.it. Grazie mille Fabio, buongiorno a tutti. Il tuo esordio televisivo, perché con l'Avanza abbiamo sempre fatto qualche piccola intervista, quest'anno invece abbiamo detto beh, facciamone una un po' più strutturata, dal momento che proprio quest'anno hanno tanta roba da raccontare. Maurizio, intanto parliamo di te. Tu il 15 di febbraio di quest'anno sei stato nominato appunto direttore vendite per il segmento Auto Home di Lavazza. Questa è la manifestazione in cui per la prima volta puoi presentare una unione tra il settore Horeca e il settore della distribuzione automatica. Intanto, qual è il tuo impatto con il Vendi? Allora, ovviamente questa è la sede migliore per poter parlare di questa cosa, è un impatto straordinario, questa è una manifestazione straordinaria. Per quanto mi riguarda è l'opportunità di rappresentare l'azienda e testimoniare la focalizzazione che l'azienda ha su questo canale. Qui a Venditalia presentate, come dicevo prima, tantissima roba. Da dove cominciamo? Allora, diciamo che cominciamo dal prodotto. Dobbiamo sempre cominciare dal prodotto perché è la cosa più importante, è quello che ci portiamo dietro, la nostra tradizione, la nostra qualità e uno sguardo verso il futuro. Stiamo presentando una gamma di prodotti nuovi, in particolar modo oggi abbiamo tre gamme di prodotto: Espresso Point, Blue e Firma, e all'interno di Firma abbiamo due nuovi gusti, due novità, gusto vivace e gustoso, e con certificazione Rainforest Alliance. Quindi abbiamo oggi una gamma molto completa di prodotti. Presentiamo qui a Venditalia anche una nuova gamma, ben sei referenze di prodotti in grani, e quindi abbiamo una gamma molto completa per tutte le occasioni di consumo e per tutte le tipologie di locazioni all'interno del mondo del vending e dell'OCS. Questo rappresenta anche una forte volontà da parte di Lavazza, che di fatto è l'azienda leader nel settore del monoporzionato in Italia, di andare a essere ancora più presente e ribadire la propria leadership in questo segmento. Sì Fabio, devo dire che è assolutamente corretta questa considerazione. Lavazza è stata pioniera in questo settore già dall'89 con Espresso Point, nello sviluppo poi negli anni sia di prodotti che di sistemi di macchine. Ricordo che oggi a livello mondiale abbiamo circa 2 milioni e mezzo di macchine e facciamo oltre 2 miliardi di erogazioni l'anno. Naturalmente è un settore altamente strategico per l'azienda, poiché accompagna il consumatore in tutte le occasioni di consumo nell'arco della propria giornata, dal lavoro alla stazione ferroviaria, alla metropolitana, in differenti momenti, e quindi è per noi fondamentale accompagnare il nostro consumatore in tutti questi momenti. Maurizio, nel 1989, quando Stefano Piana e Dino Macchi insieme ai signori Foglia e Pavaro hanno stretto l'accordo con Lavazza e quindi dato vita al progetto Lavazza Point, tu quanti anni avevi? Allora, nell'89 avevo 14 anni. Quindi non potevi, come dire, immaginare che un giorno ti saresti ritrovato a parlare proprio di quel progetto e delle 2 milioni e mezzo di attrezzature, di macchine Espresso Point diffuse, distribuite nel mondo per utilizzare i FAP, i filtri a perdere, che molti conoscono semplicemente come la capsula Lavazza. Di fatto oggi Lavazza ha tre sistemi. Sì, abbiamo tre sistemi. Ciascuno di questi tre sistemi è supportato naturalmente da una tecnologia differente e soprattutto da un'ampia gamma di prodotti. È l'ampiezza della gamma di prodotti che oggi per noi fa la differenza, così come da qui al futuro lo sviluppo delle macchine e dei sistemi. E a proposito di macchine, alla mia sinistra noi ci troviamo accanto a una macchina di nuova concezione brandizzata Lavazza, con uno schermo, insomma è talmente nuova, talmente innovativa se vogliamo, che non ci sono pulsanti come potete vedere, ma c'è semplicemente un touchscreen.
Sì, questa macchina, la macchina mini vending, rappresenta per noi una delle principali novità da portare sul mercato. Si tratta di una macchina dedicata a locazioni di piccole e medie dimensioni, che consente di fatto, con un design molto innovativo, di veicolare un'offerta di prodotti sia sulla base del caffè espresso sia di prodotti legati al caffè espresso estremamente ampia. Rappresenta per noi un punto di partenza molto importante. L'elemento che potete vedere e distinguere chiaramente è quello del design e della compattezza che sta caratterizzando tutte le nuove macchine, sia la mini vending ma anche la nuova LF400, che è una macchina dedicata alle locazioni di piccole dimensioni, che fa del suo design pininfarina e della sua compattezza uno degli elementi, oltre che alla facilità d'uso naturalmente, uno degli elementi fondamentali della proposta che stiamo realizzando sul mercato. Insomma, macchine belle, macchine efficienti, in grado di dar vita all'erogazione e l'estrazione di un prodotto marchiato Lavazza di grandissima qualità. Assolutamente, la qualità per un'azienda come Lavazza è un elemento imprescindibile, e in questo momento in tutte le soluzioni in capsule che stiamo presentando sul mercato abbiamo un elevatissimo livello di qualità, peraltro con ogni prodotto della, all'interno di ogni gamma di prodotti abbiamo un prodotto certificato Rainforest Alliance, per cui c'è anche un'attenzione al tema della sostenibilità che riguarda tutta la nostra offerta per il mondo del vending e dell'OCS. Maurizio, infine, parliamo di firma. Firma è sicuramente uno degli elementi fondamentali della nostra strategia commerciale attuale, è un elemento di focalizzazione che rappresenta da qui ai prossimi mesi il focus della nostra strategia commerciale, di quello che vogliamo portare sul mercato. Naturalmente questo è abbinato a quelli che sono i programmi per il futuro, che sono dei programmi sempre più basati innanzitutto su quello che ci dicono i nostri clienti, quindi sulle loro esigenze. Ci tengo, approfitto dell'occasione per sottolineare che noi in tutte le funzioni abbiamo degli elementi specificamente dedicati al mondo del vending e dell'OCS, sia per quanto riguarda la forza vendite, che per quanto riguarda il marketing, che per quanto riguarda la ricerca e sviluppo, e quindi siamo in grado di seguire queste esigenze a 360 gradi come azienda. Non ci scordiamo anche che poi il progetto FAP è il più copiato nel settore. Diciamo che l'innovazione per un'azienda, torno al punto di prima, perché nel momento in cui qualcosa è copiato significa che probabilmente ha successo. Il ruolo di chi è leader è quello di aggiungere valore sul mercato e quindi di trovare continuamente soluzioni innovative che possano al tempo stesso soddisfare i consumatori, prima di tutto, perché questa è la cosa fondamentale, ma anche soddisfare dal punto di vista della creazione del valore l'intera filiera, inclusi tutti i gestori e le rivendite che fanno parte di questo settore. Con la nuova strategia targata 2016-2017 avete intenzione, come dicevamo prima, di mostrare ai gestori italiani la vostra leadership, confermando una presenza importante. Possiamo dir loro qualcosa per andare a preannunciare delle campagne promozionali proprio dedicate alle gestioni del vending? Allora, in questo momento naturalmente l'area di lavoro, il tavolo di lavoro con tutti i gestori italiani è rappresentata dallo sviluppo di questi nuovi, di questa nuova piattaforma di prodotti e di macchine, e in particolar modo naturalmente del sistema firma. Ciò che invece vogliamo costruire insieme a loro è naturalmente il futuro di questo canale. Futuro che è determinato, come avrete potuto vedere negli ultimi minuti, dalle diverse macchine presenti in questo stand, tutte dedicate alle gestioni, non ultima proprio quella che si trova alle nostre spalle, che utilizza delle capsule, credo siano delle blu queste. Sì, corretto. Diciamo che stiamo sviluppando dei sistemi naturalmente sulle capsule, ma stiamo anche focalizzando molto la nostra attenzione sui sistemi misti, quindi anche l'area del sistema misto capsule e grani rappresenta per noi oggi un'area di importante attenzione. Questo naturalmente ce lo dicono i nostri clienti in primis, perché anche loro stanno sviluppando investimenti in questa direzione, e noi con loro vogliamo ampliare la nostra gamma nella giusta direzione. D'altra parte, 6 miscele
miscele presentate oggi sono davvero tante per questo mercato. 6 miscele di caffè in grani per consumatori già con un certo numero di battute al giorno, mentre nel caso di macchine che utilizzano capsule blu si possono, come dire, dedicare questa tipologia di macchine a postazioni già con poche consumazioni al giorno. Sì, diciamo che il nostro intento naturalmente è quello di adattare il più possibile la nostra offerta a quelle che sono le esigenze della singola locazione e quindi di quello specifico consumatore. Per questo motivo il nostro obiettivo è quello di avere un'offerta ampia che sia veicolata attraverso dei sistemi di macchine che siano adeguati ad ogni tipo di locazione. Mi fa piacere che tu abbia citato la offerta in grani perché mi dà una buona scusa per parlare delle aree di gusto. Noi oggi con qualsiasi sistema all'interno del mondo vending e OCS andremo a coprire fondamentalmente 3 aree di gusto, che sono l'area aromatica, l'area dell'intenso e l'area dell'equilibrato, e per ciascuna di queste aree di gusto abbiamo differenti tipologie di prodotto che si differenziano per quello che è l'aroma, per quello che è il corpo e per quella che è la cremosità, per cui diciamo che stiamo cercando di assicurare la più ampia scelta possibile. Considerando che poi il caffè è un prodotto della terra e una volta torrefatto e chiuso in una busta inizia a respirare, e se viene aperta la busta e non si consuma entro 3-4 giorni c'è naturalmente un crollo per via dell'ossidazione del caffè, e qui entra in gioco proprio la capsula blu. In questo modo, cari amici, attraverso questa capsula potrete naturalmente andare a prendere con costanza in qualsiasi giorno della settimana e qualsiasi sia il caffè, il primo della mattina o l'ultimo del pomeriggio, un buon espresso Lavazza. Ti sbaglio? Un eccellente espresso Lavazza, direi. Naturalmente con un sistema autoprotetto riusciamo a garantire la qualità in qualsiasi momento, ed è proprio questo l'obiettivo con cui ci proponiamo di andare a investire anche per il futuro sul mondo del vending. Insomma, mi ha ripreso, ha detto che non dovevo dire un buon caffè Lavazza, dovevo dire un eccellente caffè Lavazza. Vieni qui Maurizio, sei stato cortesissimo e naturalmente sei stato davvero esauriente. Saluta gli amici di vendingtv.it che magari ti vedranno la prossima volta in un'altra occasione fieristica, dove certamente andrai a comunicare qualche altra tra le tante novità che Lavazza ha in programma per questo lungo periodo. Maurizio, grazie. Grazie mille Fabio e un saluto a tutti gli ascoltatori di vendingtv.it. Grazie Maurizio, amici, Fabio Russo continua in questa carrellata di novità presentate qui a Venditalia 2016, credetemi, sono davvero tantissime. Non andate via, restate sui nostri canali.